Benvenuti ragazzi e ragazze, qui Ice che vi parla e questo diciamo che è un video un po' speciale come state già vedendo. Questo è un video premiere. Video premiere sono dei video registrati ed editati con molta calma da parte dello youtuber e poi mandati in onda, diciamo, tramite una live stream. È un po' difficile da spiegare. Facendo così, appunto, i fan, le persone che guardano il video possono commentare e interagire con lo youtuber. Di cosa parlo oggi in questo video? Ho comprato da poco la Switch durante il... oh mio Dio, come si chiama? Il Cyber Monday. Dopo aver comprato la console, ho anche comprato Pokémon Let's Go Eevee. Come molti di voi sapranno, per completare il Pokédex di Pokémon Let's Go Eevee c'è bisogno di un Pokémon che si chiama Mew. È un Pokémon leggendario, per chi non lo sapesse. Questo Pokémon leggendario hai due modi per trovarlo, per ottenerlo anzi. Uno tramite scambio, l'altro tramite questo oggetto qua. Questo oggetto qua si chiama Pokéball Plus. È un controller per la Switch, ma è anche un Pokémon Go Plus che puoi utilizzare mentre giochi a Pokémon Go. A questo punto voi direte, perché stai facendo questo video su questo controller? All'interno di questo controller, quando lo comprate, se tenete premuto il tastino qua in mezzo, si illumina. Se scuotete la Pokéball, sentirete un verso che forse qualcuno di voi riconoscerà. Esatto, si tratta di Mew. Infatti, la specialità di questo controller è che quando lo comprate avete già il Pokémon Mew al vostro inside. Perché qui cerchiamo di fare video English. Quindi quello che faremo oggi sarà portare Mew dal controller direttamente nella Switch. Per collegare appunto la Pokéball Plus a Pokémon Let's Go Eevee, bisogna cliccare su Pokémon Let's Go Eevee, selezionare appunto l'utente che stai usando e in questo modo il gioco si avvierà. A questo punto apparirà una schermata in cui ti chiede quale controller tu voglia utilizzare. Io premo il pulsante della Pokéball, in teoria si dovrebbe collegare. Vediamo. Eccola qua. Connessione in corso. La Pokéball Plus contiene un Pokémon in regalo per te. Scegli comunicazione dal menu e poi seleziona dono segreto. E voi? Evo? Allora, premi A. Aspetta, come si... Ok, premi A. Evo! Ok. Allora, continua. E adesso andiamo sul menu e clicchiamo. Ok, sì, l'audio del gioco c'è, perfetto. Voglio sapere come si fa sul menu. Ah, ok, col pulsante sopra. Allora, comunicazione. Dono segreto. Vuoi ricevere il dono segreto? Tramite Pokéball Plus. La Pokéball Plus contiene un Pokémon regalo per te. Vuoi riceverlo? Sì. Ah, aiuto. Ok. Verrà stabilito il collegamento a internet. Il gioco verrà salvato. Vuoi continuare? Sì. Dai, 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 che riceviamo Mew finalmente sopra il gioco. Ricerca di un dono in corso, vediamo. Oh, quanto sei bello! Finalmente, registriamo Mew sopra il Pokédex. I dati di Mew sono stati inseriti nel Pokédex. Osservando al microscopio la pelle di Mew si può constatare che è ricoperta di una fitta peluria. Ah, corta e fine, ma quando... quindi c'hai i peli, Mew? Sai che pensavo fosse liscio? Hai ricevuto Mew? Oh, facciamo screen. Che bello. Ok, allora adesso B indietro. Box Pokémon. Allora, eccolo qui Mew. Che carino che sei. Livello 1, che cosa cute. Info. Vediamo com'è di potenza. Allora, potenziale. Oppala! Ha tre statistiche stellari che sono il PS, gli attacco e la difesa speciale. Poi ha... l'attacco speciale e la velocità normali e la difesa sufficiente. Beh dai, niente male, niente male, niente male. Con tre statistiche speciali pensavo di peggio. Ha solo botta come mossa, av, che cosa carina. Comunque non riesco a segnare il Pokémon. Quando hai collegato la Pokéball non puoi premere più. Io ho tre tasti qua, ho il tasto centrale, ho il tasto sopra e manca il più. Però vabbè, comunque... Allora, già che ci siamo, voglio provare a coccolare Eevee con questo controller. E vai un'espressione stupefatta. Ah, allora, proviamo. Oddio, come funziona? Ab. Mi ci dovrò prendere l'abitudine a usare sto coso. Sarà difficile, però... ci proveremo. Ok. Ultima cosa che c'è da fare è vai a spasso con un Pokémon, che ovviamente adesso ve lo faccio vedere, però non la farò.
metti un Pokémon nella Pokéball Plus e portalo a passeggio con te. Più lo porti a spasso con te e interagisci con lui, più in fretta crescerà. Ti aspettano fantastiche ricompense se lo porti con te e giochi con lui. Scegli il Pokémon da portare a spasso, compagno. Quindi adesso sto mettendo Eevee nella Pokéball. E in teoria, quando vado a spasso, posso... Sì, appunto, posso interagire con lui. Potrai divertirti assieme a De Voi. Per farlo tornare nel gioco al termine della passeggiata, seleziona di nuovo vai a spasso con un Pokémon, va bene. Quindi in teoria, se io adesso tengo premuto... Sì, che cosa carina! Era giusto per farvelo vedere, però adesso ovviamente io lo rimetto dentro. No, com'è che si fa? C'è già un Pokémon a spasso, puoi farlo trovare nel gioco? Sì. Ok, a questo punto, ecco, ritorna di nuovo Eevee nel gioco e se avessi camminato e fatto qualcosa avrei... No, non l'ho fatta, hai ricevuto 21 punti esperienza, ma non ho fatto nulla, sono rimasta qua seduta. Svago 3, ah, perché l'ho richiamata 3 volte, passi fatti assieme 13. Ma io sono stata ferma, cosa? Non capisco, vabbè, ok. E niente, allora, ho riportato Eevee, ragazzi, questo video si può concludere qua. Volevo semplicemente fare una cosa carina, diversa dal solito, spero che vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram, su Twitch, mettete un bel mi piace, un bel commento e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!